Buongiorno da Gilda News. Anche questa settimana il mondo della scuola non è andato in vacanza. Numerose polemiche sono sotto intorno alla terza e alla quarta fase del piano straordinario, tanto che numerosi docenti boicotteranno queste fasi perché molti saranno costretti ad emigrare per ottenere una cattedra. Intanto, notizia dell'ultimo minuto, il MIUR cambia verso e modifica la FAC numero 10. Le GAE non si sopprimeranno così come era stato previsto precedentemente. Riforma della pubblica amministrazione. Il 4 agosto il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di riforma della pubblica amministrazione con 145 voti favorevoli, 97 contrari, 0 astenuti. Il Premier Renzi ha espresso la sua soddisfazione e via Twitter ha inviato un abbraccio agli amici Gufo. I punti principali della riforma. Il riordino della dirigenza è uno dei punti nevralgici della riforma. Arriva il ruolo unico dei dirigenti, gli incarichi assegnati in base al merito, la licenziabilità vincolata alla valutazione negativa. Sarà cancellata la figura del segretario comunale. Chi è vicino alla pensione può scegliere di lavorare part-time, mantenendo i contributi pensionistici per il tempo pieno solo con versamenti volontari. Le visite fiscali saranno gestite dall'INPS e non più dall'ASL. Saranno attivate numerose misure antiburocrazia. Per snellire numerose procedure sarà attivata una carta di cittadinanza digitale e il passaggio di numerosi servizi online. Le razionalizzazioni prevederanno l'accorpamento di alcune forze dell'ordine e il riordino delle reti delle prefetture. Annuncia il ministro Madia che a settembre saranno pubblicati i decreti attuativi. Per ora è tutto, linea allo studio.